adesso è tutto pronto per la partenza della prima semifinale senior maschi della gara di eliminazione. Quindi non parte neanche Leonardo Bossi, non parte Alessio Piozzini. Ritmo subito alto. No, siccome c'è la fila, ma la fila di questa campana a meno 16. Poi doppio eliminazione a meno 15. Guarda la campana. Era quattro passaggio, prima doppia eliminazione. 39 alla partenza, anzi no, per l'acqua non ci stavo più a vedere, ma è via sotto un attimo, c'è quella qua dentro. Dicevamo 39 alla partenza, 19. Doppia eliminazione. 315 e 26 per Massi, grazie. Oh, si fermano gli... Attesi eliminate il giro precedente. Doppia eliminazione anche a questo passaggio. ...381-244 gli atleti eliminati. Alberto Scalise e Alessandro Sant'Antonio, vediamo ora, siamo già... doppia eliminazione di meno 13 al passaggio. 365 prima munizione e qui doppia eliminazione. ...66-66-79-79 gli atleti eliminati al passaggio. Dal prossimo passaggio eliminazione singola, dal prossimo passaggio eliminazione singola, non più doppie e ci saranno eliminazioni singole fino a meno 1 quando gli atleti saranno 19 per ogni fattoria. Una bella finale a fare il coppio ci sarà. ...204 Andrea Ciardi, grazie. Altra eliminazione al presenta qui la Boccone, altra eliminazione, eliminazione in corso, eliminazione. 586, Tito Frati, grazie. 377, prima ammonizione, gli atleti girano sul piede di 34 secondi al giro, quindi comunque venute 40 km orari di media, nonostante sia solamente, tra virgolette, una semifinale. E ora 19 posti che portano in finale. Ancora occhio alla coda del gruppo per la prossima eliminazione. ...377-377 grazie Alessio Virili. Ora sono i due portatori della Polisportiva di Bellusco a guidare il gruppo. Ho poi visto di questa gara di eliminazione con... Oh, oh, oh,
No, siamo a disposizione. No, 31 eliminato, numero 31. Ah, quel signore. Sì. Giacomo Lazzarini. Due ragazzi di Luca che hanno aumentato decisamente il ritmo oggi, 33 secondi e 1. Io nello sviluppo di 400 metri poi ci concentreremo anche sulla parte della corsa in occasione della finale, che siamo più ovviamente concentrati sulla coda. 597 597, è Alessio Rotto che è passato al comando in fissa sul traguardo, l'atleta della di Vincenzo Maiorca, che abbiamo visto al comando sulla rettilinea opposta a quello di arrivo, ma siamo già pronti per la prossima eliminazione. Eliminazione in corso, eliminazione. eliminato numero 121 121, semenzato, grazie. E Brotto e Lorello stanno salta l'eliminazione per il ritiro di un atleta, il numero 388, quindi non c'è eliminazione. È la prima questa, dopo due giorni la prima birra. Intanto il numero 69 69, prima ammonizione. È vero, però è la prima, Nadia, ma mai più la fine. Questa è la prima. Vedi? Siamo l'eliminazione in corso, ma c'è un atleta staccato, quindi eliminazione in corso, ma c'è un atleta molto staccato che si è ritirato, quindi salta l'eliminazione. No elimination, non c'è eliminazione qui, no eliminazione. Ora sono i ragazzi della Menzana in corso di Sano Siena che si sono messi in terza gruppo a controllare questa bella sta finale che sarà su 15.000 metri, vero? Si sarà veramente sui 15.000 metri, abbiamo due squadre che cercano di tenere in pugno il gruppo, quella della Polisportiva di Bellusco e quella della Menzana in corso di Sano Siena. Passiamo già all'eliminazione di meno 4. Ciao. 53 53, Michele Merlini, grazie. Altra eliminazione singola anche al prossimo passato. Guarda che quando diventano papà si stupiscono. Una atleta staccata con il body del Cardano Skating, mentre sempre l'eliminazione, salta l'eliminazione anche in questo caso. E sta bella sta finale, ora abbiamo 358, la sette eliminata, ma era già attaccato. Qui abbiamo il treno senese con, adesso si è staccato un altro atleta, quindi se in caso di passaggio sotto il traguardo verrà chiamata la sua eliminazione, altrimenti verrà considerato come ritiro l'eliminazione sanitaria. Sì. Sì. 674, eliminato 674. Sempre Matteo Barisonna davanti, ma intanto al prossimo giro Campana e ultima eliminazione. Campana dell'ultimo giro e ultima eliminazione, poi saranno rimasti in 19 e saranno tutti qualificati. Ultima eliminazione e Campana. ...176, 176, Mattia Di Gennaro, e capiamo il suo disappunto, perfettamente in fila. Tutti, Rocco e Lorello si sono portati davanti, dietro di lui, Bramante,
vediamoli sulla rete finale. Anche due donne, dosso, avanti, tutti i condoni di Gisora, anche molto contenti della qualità. Partita il bel golpone di 39, di 39. Il prossimo giro con il campano 52, poi una munizione 52, poi una ammunizione. Buona la campana, dal prossimo passaggio, prima eliminazione. Mallorca, intervenuto davanti poi. Esatto, ancora 161, prima ammunizione, una caduta. Appena prima della gazebo, la nostra visuale è impedita. Eliminazione, quindi sarà singola il passaggio, eliminazione singola. Allora, 123 e 21, numero 123, Marco del Centro, grazie Marco. Poi in piedi dal 23. Il numero 21 per Luca Tonello, che è l'atleta che è rimasto vittima della caduta. Dal 27 al 3 il doppia eliminazione, quindi torniamo alla doppia eliminazione, quella poi tu vedi la casa singola per via della caduta. Allora siamo alla doppia eliminazione. 95 233, 95, 233, grazie. Grazie, no, alcuni atleti leggermente attardati. Numero 58 e numero 361, numero 58 Silva. Siamo alla doppia eliminazione di meno 12. Grazie ragazzi. E intanto adesso non dovrebbero più esserci atleti staccati, quindi la doppia eliminazione al passaggio. Doppia eliminazione si tratta della ultima doppia eliminazione. numero 76 di Stefano, numero 70 De Rio, grazie ragazzi. Da questo passaggio eliminazione singolare, da questo passaggio l'eliminazione, l'atleta eliminato sarà uno solo, su traguardo, eliminazione singola. Numero 910 Umberto Cesca, grazie. Maresciallo
allieve femmine all'appello per la finale, allieve femmine all'appello, eliminazione singola. Numero 68 Massimo Piordista. Tanto numero 364 finalmente. Eliminazione di meno 6, eliminazione singola di meno 6. Numero 85 eliminato, 85 Mattia Selan. Gabriele Galli davanti, poi ancora Angeletti, seconda posizione. 49 da determinato, 4-9, Tommaso Fontana, grazie. Angeletti che si è portato davanti. Quando al passaggio mancheranno 4 giri, ci sarà l'eliminazione, manca l'eliminazione singola, quella di meno 4. Tanto si preparino le allieve femmine per la finale, i 10.000 metri, allieve femmine. Numero 13, Alessandro Carnevali. Federico Romaglione ha stato eliminato il 424 su questo passaggio. Simone Baroni, vediamo se riesce a recuperare Romaglione, sta dando tutto, ma addirittura la velocità è molto alta sulla giusta. Molto sfortunato Federico Romaglione, questo classico applauso di cui avete fatto anche a me. Angeletti, Marsini, attenzione, una teta anche all'esterno nella zona impedita della nostra visuale, che è tutta una curva che non riusciamo a vedere dalla nostra postazione. Siamo alla eliminazione, ultima eliminazione, campana e ultima eliminazione. Vai, 956, Cristiana, Belchierico, gli altri sono tutti qualificati, sono rimasti in 19, sono tutti qualificati per la finale.
Qui abbiamo Francolini, Cremaschi, Quadrella. Sia Fioretti nella prima posizione.